Oggi facciamo una sottopittura con il nero. Ok, ciao Cocchi. Oggi, che schifezza. Devo pulire quest'olio perché questo colore bello bello, ma si separa l'olio dal pigmento. E quindi adesso guardate che faccio. Lo scarico, vedete quanto olio c'ha? Mi metto il pigmento su un fazzoletto. Eccolo qua, è tantissimo ne ho preso. Che quello che devo fare finalmente è mettere su tavola questa Madonna. Così mi libero pure di quello e passo ai prossimi progetti. C'è un sacco di progetti in testa che voglio realizzare. Molti di pittura alla prima. Tante piccole cose di pittura alla prima. Così diventano una specie di lezioni se qualcuno vuole dipingere. Ok. Allora farò una sottopittura non canonica. Normalmente le sottopitture, quindi la prima impostazione, si fa con la terra d'ombra. Terra d'ombra bruciata, ma siccome questo quadro qui diventerà tutto nero, l'impostazione la faccio già direttamente col nero. È una qui ungiamo un po'. Io ho già riportato il disegno. Avevo già fatto vedere come si montava, lo trovate su YouTube, credo, come si preparava questa superficie. Praticamente io questa superficie ho preparato, ho stuccato con una resina epossidica e poi su questa stuccatura resa in epossidica ho dato il classico gesso, è un gesso acrilico, non mi sono messo a fare le preparazioni. La tavola era già stata preparata con un turapori sempre acrilico. E adesso andiamo a vedere che succede. Io non ho neanche idea di come reagirà tutta sta roba. Sì. Ah, è molto trasparente. Vabbè, comunque. Chi mi segue da un po' sa che ho l'impressione che andrò a lavorare solo con pennelli morbidi. Perché qui mi sembra che, malgrado stia usando il colore puro puro, questo è tutto scartavetrato, quindi dovrebbe essere, è infatti perfettamente liscio, anche troppo forse. Ah no, ecco. Vedi che è troppo forte. Allora, non ho idea di come reagisca il sto usando un nero vite, che è un nero molto bello, perché ha dei riflessi bluastri. È un nero che mi piace molto, ma sto pennello è troppo grosso. Teniamolo da parte. Vediamo di lavorare con un pennello, ecco, a setole lunghe. Però un po', eccolo qua, vediamo. Ah, ecco perché, era appena partito. Allora, appena partito è unto. Allora, vediamo un po'. Sembra che sia un po' più. Perché adesso devo prendere la mano a come questa superficie mi risponde. È una superficie estremamente liscia. Per oggi ci fermiamo qui. Ma domani c'è un'altra lezione in 5 minuti. Quindi iscriviti al canale, clicca qui sotto. Vienimi a trovare sui social e vieni a chiacchierare con me su Twitch. Ciao!